Buongiorno studenti e studentesse. Oggi tratteremo dell'argomento Giuseppe Zangara. Prima di cominciare, vorrei commentare questa vignetta con voi, perché è un'immagine che mi ha molto impressionato della vicenda. Da come potete vedere, ritroviamo Giuseppe Zangara seduto su una sedia elettrica. Più precisamente, ci troviamo nel penitenziario di Rayford, nella contea di Union, in America. Prima dell'esecuzione, esso espresse le sue ultime parole e si lamentò del fatto che nessun reporter quel giorno fosse presente ad assistere alla sua morte. Ritrovate le sue ultime parole qui in basso. Ma come siamo arrivati alla sedia elettrica? Bene, per scoprirlo dobbiamo tornare nel lontano 15 febbraio del 1933. Giuseppe Zangara si trovava in Florida, a Miami, negli Stati Uniti. Esso era anarchico e cercò di replicare le gesta di Gaetano Bresci, colui che fu protagonista dell'uccisione del re d'Italia Umberto I. Giuseppe Zangara ebbe soltanto 8 dollari, i quali furono utilizzati per acquistare una pistola. Questa pistola la utilizzò per assassinare il presidente Franklin Delano Roosevelt. Esso sparò 5 colpi, i quali fecero cilecca e colpirono il sindaco di Chicago, Cermak. Purtroppo il sindaco di Chicago, Cermak, non ce la fece, morì. E dei poliziotti in servizio arrestarono Giuseppe Zangara. Il processo avvenne il 20 marzo del 1933. Esso fu rinchiuso nel penitenziario di Rayford, nella contea di Union. Ed è qui che ci ricolleghiamo alla cartolina iniziale, dove il nostro Giuseppe Zangara si trova seduto sulla sedia elettrica. Per molti anni il governo Mussolini visse nella vergogna perché fu accusato dell'accaduto. L'accaduto fu documentato e raccontato nel libro The Man Who Tried to Kill Franklin Delano Roosevelt, e al nostro Giuseppe Zangara fu dedicato il personaggio nella commedia Assassins, che parla delle gesta di chi ha provato ad uccidere un presidente statunitense. Quindi Giuseppe Zangara morì il 20 marzo del 1933, folgorato dalla sedia elettrica. Ma che fine fece Franklin Delano Roosevelt? Beh, esso sopravvisse fino al 1945. Purtroppo aveva il vizio di fumare. Aveva problemi cardiorespiratori e purtroppo se ne andò nel 12 aprile del 1945 alla bellezza di 63 anni per emorragia cerebrale. Bene ragazzi, questa era la storia di Giuseppe Zangara, un calabrese che cercò di andare negli Stati Uniti per cercare fortuna, ma che purtroppo ci lasciò le penne perché cercò di uccidere Franklin Delano Roosevelt. I tried so